head of the investigative unit was under investigation himself. Was startling element was the sheer number of sexual predators in the area at the time. It's very easy to move children to other countries. Human trafficking is a massive problem. The value that Madeline had was really high. There's always something left to do till you find her. Somebody knows what's happened to Madeline McCann. Hello Freaks, oggi vi faccio un video che mi avete richiesto in molti e che molti di voi sicuramente conosceranno, il caso di Maddie McCann. Oggi scaveremo nella parte più profonda di questo caso e vi parlerò anche delle ultime novità. Questa sparizione non ha soltanto segnato una famiglia, ma ha anche messo alla prova interi apparati investigativi. Alla fine di questo video vi parlerò anche di un altro caso molto simile a quello della piccola Maddie, ma molto, molto meno conosciuto. Ma chi è Maddie McCann? Che cosa è accaduto a questa bellissima bambina? Beh, se siete pronti per scoprirlo insieme a me, spegnete le luci, mettetevi comodi, iscrivetevi al canale e iniziamo! Ci troviamo in Portogallo ed è il 2007. L'atmosfera è rilassata e serena per la famiglia McCann. Al momento stanno trascorrendo una piacevole vacanza all'Ocean Club di Praia da Luz, nell'Algarve, il cuore pulsante della regione più a sud del Portogallo. Questa bellissima famiglia, circondata da amici, si gode appieno questi momenti di spensieratezza. Kate e Jerry McCann sono i capofamiglia, entrambi medici e hanno tre figli. Due gemelli, di nome Sean e Emily, e la più piccola, Maddie, che sarà al centro di questa inquietante storia. Madeline Beth McCann, conosciuta affettuosamente da tutti come Maddie, nasce il 12 maggio 2003, a Leicester, nel Regno Unito. Pur avendo soltanto 3 anni al momento dei fatti, la sua presenza è molto luminosa e vibrante. Benché però sia ancora troppo piccola per definire pienamente il suo carattere o i suoi hobby, le testimonianze di chi la conosce la descrivono come una bambina dolce e bellissima. In casa McCann regna l'armonia. L'amore e la cura dei genitori sono palpabili e il legame con i suoi fratellini gemelli è indissolubile. Tutto sembra procedere alla perfezione. Eppure, quello che sta per accadere sconvolgerà non solo l'esistenza serena della famiglia McCann, ma anche l'intera opinione pubblica mondiale. Tutto ha inizio in una giornata apparentemente come tante altre, serena e tranquilla. È giovedì 3 maggio 2007. I coniugi McCann, come d'abitudine, mettono a letto Maddie e gli altri due figli, ovvero Sean e Emily, alle 20:30. Mentre i piccoli dormono all'interno delle loro stanze, i genitori decidono di raggiungere il loro gruppo di amici per una cena in un ristorante di tapas, situato a soltanto 100 metri dal loro alloggio. La routine dei McCann prevede dei controlli regolari ai bambini. Ogni adulto del gruppo, a intervalli di tempo prestabiliti, deve andare a verificare all'interno della stanza che tutto vada bene. Per darvi un'idea più chiara del luogo, ora vi mostrerò a schermo una mappa dall'alto dell'area. Anche se può sembrare una scelta abbastanza singolare, questa pratica ha sempre funzionato. Ma quella sera, tutto sarebbe cambiato. Alle 21:05, Jerry, il padre, fa il suo giro di controllo, assicurandosi che i bambini dormano placidamente. Alle 21:25 è il turno di Kate, la madre, ma un loro amico, Matt Oldfield, si offre di farlo al posto suo.
Matt entra all'interno dell'appartamento, ma non si spinge fino alla camera dei bambini. L'uomo infatti dichiarerà in seguito di aver notato una tenue luce e di aver sentito un leggero rumore, forse uno dei piccoli che si era agitato nel sonno. Non sospetta nulla di sinistro, quindi chiude la porta e lascia l'appartamento. Alle ore 22, quando Kate entra nella stanza per il suo turno di controllo, il cuore le si gela. Il lettino di Maddie è vuoto. Finestra e persiane sono spalancate, come se qualcuno vi fosse entrato o uscito. Terrorizzata quindi, la madre di famiglia constata che gli altri due gemelli dormono indisturbati. Esce dalla stanza e corre al ristorante, gridando disperata che la sua piccola Maddie era scomparsa. E la notizia si diffonde a macchia d'olio. Amici, ospiti dell'albergo e genitori iniziano una ricerca frenetica nella zona, ma Maddie sembra svanita nel nulla. La chiamata alla polizia è inevitabile, ma gli agenti arrivano soltanto alle 22:41. È in questo momento che prende il via una delle indagini più travagliate e chiacchierate d'Europa. Il primo pensiero che attraversa la mente dei gendarmi portoghesi è un rapimento seguito da una fuga. Pertanto, non solo i gendarmi, ma anche il personale del resort, gli ospiti e gli abitanti di Praia da Luz, senza sosta, continuano a cercare la piccola Maddie fino alle 4:30 del mattino successivo. Allo stesso tempo, la polizia di frontiera, così come tutti gli aeroporti portoghesi e spagnoli, vengono allertati. E da questo momento, miei cari freaks, possiamo subito notare l'eccezionale serietà e prontezza delle forze dell'ordine. C'è un senso palpabile di urgenza nell'aria, e infatti tutti sono pronti a mettersi in moto per trovare questa piccola. La teoria del rapimento guadagna ulteriore credibilità grazie ad una testimonianza cruciale. Infatti una famiglia irlandese, anch'essa in vacanza in zona, dichiara di aver notato, poco prima delle ore 22, un uomo con in braccio una bambina con un pigiama rosa, le cui sembianze corrispondono alla perfezione a quelle del pigiama indossato da Maddie quella maledetta sera. La bambina in questione e l'enigmatico uomo restano introvabili. I giorni passano e le indagini procedono freneticamente. L'Interpol lancia un allarme a livello mondiale. I diplomatici britannici in Portogallo ricevono istruzioni per supportare i genitori della piccola scomparsa. E forse è anche grazie a questo intervento a livello diplomatico che la notizia si propaga a macchia d'olio. In breve tempo, tutta l'Europa e non solo è a conoscenza di questo caso. Il canale di notizie francese LCI riporta che un sito web creato dalla famiglia McCann è stato lanciato al fine di raccogliere informazioni e fondi per le ricerche. Stupendamente, questo sito raggiunge le 5 milioni di visite in meno di 24 ore. Di conseguenza, una marea di donazioni affluisce, proveniente da singoli individui, piccole aziende e anche colossi multinazionali. E tutto questo per finanziare una campagna massiccia di affissioni in tutta l'Europa. In occasione del G8 del 2007, il caso McCann diventa un argomento di discussione, alimentando l'ipotesi inquietante che, dietro la scomparsa della piccola Maddie, ci possa essere una rete di criminali pedofili. L'idea che è emersa era che la piccola Maddie potesse essere stata trascinata in un torbido mondo di tratta di esseri umani o un qualcosa di simile. Ma qui la trama si infittisce. Il 7 settembre 2007, in un colpo di scena che sconvolge l'opinione pubblica, Kate, la madre della piccola Maddie, viene dichiarata sospettata dalla polizia portoghese. Secondo le accuse, avrebbe potuto uccidere accidentalmente la sua bambina. E questa supposizione scaturisce dai risultati di analisi effettuate in un laboratorio britannico su delle macchie di sangue che erano state ritrovate su dei vestiti e altri oggetti ritrovati nella loro stanza di albergo. A condizionare tali sospetti erano stati cani molecolari, specializzate nella ricerca di cadaveri, che avevano segnalato questi reperti. Questa svolta porta un'attenzione mediatica senza precedenti sui genitori della bambina e molte persone iniziano a vederli come colpevoli, un'ombra che sfortunatamente aleggia ancora su di loro. A seguito dell'accusa a Kate,
Anche Jerry, il padre, viene sospettato. Ma dopo aver valutato diverse ipotesi, inclusa quella della colpevolezza dei genitori o dell'intervento di un pedofilo straniero, la procura portoghese decide di archiviare il caso il 21 luglio 2008. L'accusa contro i genitori viene così ritirata. Anche se l'ombra del sospetto, come vi ho appena detto, non svanisce completamente. Infatti ad oggi molti continuano a credere che i genitori di Maddie siano responsabili della sua scomparsa. La coppia è ancora sotto i riflettori, ma loro sono determinati. Sono innumerevoli le foto scattate dai paparazzi che li ritraggono durante vari momenti della loro vita, facendoli diventare addirittura celebri. Ma per una ragione tragica, ovvero quella di essere i genitori avvolti da un alone di mistero e speculazione. E ciò che risulta essere ancora più sconcertante è che coloro che credono nella loro colpevolezza non si trovano solo tra il pubblico, ma ci sono anche voci che provengono dall'interno delle forze dell'ordine. Molti poliziotti, infatti, sostengono questa teoria. Nel maggio 2009 le affermazioni di un ufficiale di polizia portoghese catturano l'attenzione del mondo. Gonçalo Amaral, responsabile delle indagini, ritiene fermamente che Maddie McCann sia morta all'interno dell'appartamento del centro di vacanza e che il suo corpo sia stato nascosto da qualche parte in Portogallo. Ma ciò che crea ulteriore scalpore sono le sue supposizioni di un possibile coinvolgimento, diretto o indiretto, della famiglia McCann. Gonçalo non ha paura di esprimere le sue teorie, anche se ciò significa scontrarsi con i genitori della piccola e con molti altri colleghi di professione. L'anno successivo, non curante delle possibili reazioni, Gonçalo pubblica un dettagliato rapporto d'indagine di ben 2000 pagine, in cui approfondisce le sue teorie. Si parla di piste che per la famiglia McCann sembrano credibili, ma che per la polizia giudiziaria in realtà sono irrilevanti. Gonçalo, in un certo senso, viene messo in ombra, poiché la portata delle indagini si allarga a livello europeo. Nel 2011 la Scotland Yard, attraverso una nuova traccia, rilancia le indagini. Due uomini, Charles O'Neill e William Luchlan, detenuti in Scozia per crimini legati alla pedofilia, attirano l'attenzione degli investigatori. I due, scoprono gli agenti, hanno trascorso molto tempo in Portogallo nel 2006 e sorprendentemente Charles O'Neill assomiglia molto alla descrizione del sospettato avvistato a Praia da Luz, luogo in cui Maddie è scomparsa. Ma i sospetti non si fermano a questi due individui. Ci sono ben 41 nomi sulla lista degli indagati, ma fino ad ora tutte le tracce sembrano essere un vicolo cieco. Nel frattempo, la famiglia McCann continua a sperare e credere che la piccola Maddie sia ancora viva da qualche parte. Nel corso del tempo nuovi sospetti emergono, come Robert Murat, che non solo viene scagionato, ma anche indennizzato per la sua infamante esposizione mediatica. Anche Sergei Malinka, un giovane tecnico informatico russo, diventa un bersaglio a causa dei suoi legami professionali con Murat, ma anche lui è innocente e viene scagionato da ogni accusa. E a partire da questo momento gli identikit si moltiplicano. Un volto pallido con capelli lisci e una riga da una parte. Un uomo dai tratti minacciosi con capelli lunghi e baffi da cowboy. Un altro dall'aspetto più delicato con lentiggini. E poi un uomo con un camice da chirurgo e addirittura una donna vestita di viola. L'elenco sembra non avere mai fine. Ma la domanda rimane. In mezzo a tutto questo caos di sospetti e teorie, dove si nasconde la verità? E soprattutto, dove si trova Maddie McCann? Le indagini sono un susseguirsi di speranze e delusioni, ma la soluzione sembra essere ancora molto lontana. Una mattina del 28 luglio 2015, un motociclista australiano scopre una valigia. Al suo interno, il corpo in decomposizione di una bambina, insieme a degli abitini. Un vestito da ballo, pantofole rosa, pantaloncini e una maglietta. Questa bambina sembra corrispondere alla perfezione alla descrizione di Maddie. Ha circa 2 o 3 anni, capelli chiari
e si pensa che fosse morta nel 2007. Le analisi smentiscono le speranze di molti. Non si tratta di Maddie. Dopo questo ritrovamento, molti si convincono della morte della piccola e la speranza è quella di trovare il suo corpo e dare un volto al colpevole. Il tempo scorre e nel 2018 emergono nuovi dettagli. Andrés, un uomo d'affari spagnolo di circa 45 anni, afferma di conoscere uno degli individui raffigurati negli identikit realizzati da Scotland Yard. Dice di aver visto l'uomo avvicinarsi alle sue figlie in un albergo portoghese nel 2001, ben 6 anni prima della scomparsa di Maddie. Nonostante abbia testimoniato in Spagna, nessuno ha dato seguito alle sue dichiarazioni. Si tratta di una coincidenza inquietante oppure di una pista? Gli anni continuano a passare e nonostante l'impegno europeo, l'indagine sembra non avanzare. L'attenzione mediatica e l'impazienza pubblica mettono sotto pressione famiglia e investigatori. Ed è qui che riemerge la figura di Gonzalo, il detective che ha sempre guardato con sospetto i genitori. L'uomo decide di raccontare la sua versione dei fatti in un libro intitolato The Forbidden Investigation. Prima ancora della sua pubblicazione, i genitori della bambina hanno cercato di bloccarlo. Perché? Perché secondo le teorie di Gonzalo, Maddie sarebbe morta in casa a causa di un tragico incidente e i genitori avrebbero inscenato un rapporto per coprire l'accaduto. L'ordine di bloccare la vendita del libro e la divulgazione del documentario omonimo viene emesso. Ma, a sorpresa, la Corte d'Appello di Lisbona ribalta la decisione, sostenendo, e cito, che il contenuto del libro non viola alcun diritto fondamentale. Questo però non placa l'ira della famiglia della vittima. Infatti accusano Gonzalo di diffamazione e pretendono da lui un risarcimento di ben 1,2 milioni di euro. Il verdetto iniziale sembra punire il detective. L'uomo viene condannato a pagare 500.000 dollari ai genitori più altri 106.000 euro di interessi. E non solo. Il tribunale gli impone di ritirare tutte le copie del libro e di interrompere ogni trasmissione del documentario basato su di esso. Ma nel 2016 Gonzalo riesce a ribaltare questa sentenza. La Corte d'Appello non solo annulla la pena pecuniaria, ma colpo di scena gli permette anche di ripubblicare il suo libro. E così il contestato volume viene lanciato sul mercato inglese e internazionale, conferendo a Gonzalo la libertà di parola e di condividere le sue conclusioni investigative con tutti. Con questo background, è forse chiaro perché in molti nutrono risentimento verso la famiglia della vittima. Ma in questo intricato intreccio di eventi, chi può davvero affermare chi ha torto e chi ha ragione? Ma la verità assoluta è che Maddie rimane introvabile e le indagini sembrano essere arenate. Come in un romanzo giallo, le trame si avvolgono e si srotolano, ma al termine ci si ritrova spesso al punto di partenza, con più domande che risposte nelle mani. Gli anni scorrono e adesso ci troviamo a maggio del 2019, esattamente 12 anni dopo quella misteriosa scomparsa che ha turbato il mondo. Eppure, a dispetto del tempo trascorso, le indagini non si sono fermate. L'uomo ritratto in questo identikit potrebbe sapere qualcosa sulla scomparsa di Madeleine McCann. Alcuni testimoni lo hanno visto nei dintorni del resort portoghese dove nel 2007 scomparve la bambina, mentre i genitori erano a cena in un vicino ristorante. È uno dei volti generati al computer che la polizia britannica sottoporrà all'attenzione dei telespettatori del programma della BBC Crime Watch, in onda questa sera. Verrà anche presentata una nuova ricostruzione degli eventi. Scotland Yard, che ha preso in mano il dossier nel 2011 dopo il buco nell'acqua della polizia portoghese, ritiene che la piccola sia ancora viva. Sono oltre 440 le persone interrogate negli ultimi 2 anni, 41 i sospetti. Sono stati esaminati i tabulati telefonici di migliaia di turisti e residenti che si trovavano nell'area del resort al momento della scomparsa della bambina. L'appello sarà ripetuto anche in Germania e Olanda, dove potrebbero vivere le persone da rintracciare. Nuove voci iniziano a circolare. Si dice che la polizia portoghese sia sulle tracce di un nuovo sospettato.
Descritto dai media come un maniaco sessuale, l'uomo era proprio lì, a Praia da Luz, la notte in cui Matty scomparve, e avrebbe avvicinato più bambini all'interno di quel resort. Ma di che stiamo parlando? Chi è quest'uomo? Gli investigatori sono restii a svelare dettagli, mantenendo avvolta nell'ombra l'identità di questo misterioso personaggio. Ma il sipario si alza ancora e un nome emerge dall'oscurità. Martin Nee. Martin Nee è un pedofilo tedesco di 48 anni che si trovava nell'Algarve portoghese nel momento cruciale della scomparsa di Maddie. E la sua fama di mostro era già consolidata. Era stato condannato all'ergastolo nel 2011 per l'omicidio di 3 bambini. Ma, come un'ombra che si dissolve al crepuscolo, anche di lui, all'improvviso, non si ha più notizia. È come se fosse svanito nel nulla. Arriviamo adesso al 2020 e il caso qui prende una piega inaspettata. Nuovi, sconvolgenti sviluppi emergono dall'ombra. Sviluppi che, mentre parliamo, nel 2023, continuano a tenere il mondo in attesa, sospeso tra speranza e incredulità. Nel 2019 si ritorna a parlare del caso grazie ad un documentario di 8 puntate rilasciato da Netflix. E in questo vortice di teorie e ipotesi, il documentario si conclude su una nota di speranza. L'indicazione è che la piccola Maddie potrebbe essere stata rapita per conto di qualcuno e forse consegnata ad una coppia di milionari a Barcellona. Ma non finisce qui. Una tratta in Marocco viene accennata, seppur senza dare particolari dettagli. Ed è in questo contesto che Julian Peribanes, rinomato investigatore privato, interviene con una dichiarazione potente. Per me ci sono soltanto 2 opzioni. O Maddie è stata rapita da una singola persona o da un gruppo. Ciò che colpisce è il suo totale silenzio sui genitori della bambina. Ma la storia prende una svolta nel 2020. A giugno le autorità rivelano che un detenuto tedesco di 43 anni, conosciuto dai media come Christian B., è ora il principale sospetto. Diventando l'ultima figura di rilievo in questa intricata trama, molti lo vedono come il vero responsabile dietro la scomparsa di Maddie. Tuttavia, come in ogni mistero, ci sono sempre dei dubbi e delle incertezze, soprattutto considerando le oltre 270 chiamate ed email ricevute dalla polizia a seguito di un rinnovato appello per informazioni. Ma chi è veramente Christian B? Christian B è nato il 7 dicembre 1980 a Würzburg e ha trascorso una gran parte della sua vita tra reati ed espedienti. È detenuto in Germania per traffico di droga e per aver aggredito un'anziana turista americana. Alle spalle un oscurissimo passato. Pedofilia, pedografia, furti e molto altro ancora. Insomma, un vero e proprio curriculum criminale che è iniziato a soli 17 anni per una condanna per abusi sessuali su una bambina. Una volta scontata la sua pena, ha deciso semplicemente di trasferirsi in Portogallo. E una delle sue fidanzate dell'epoca, un inglese, in quei giorni ha raccontato alla polizia che alla vigilia della sparizione di Maddie, lui le avrebbe confidato quanto segue. «Ho un lavoro orribile da fare a Praia de Luz. È qualcosa che devo fare e che cambierà la mia vita. Penso che non mi rivedrai per un po'». E così, come un'ombra silenziosa, Christian era scomparso dalla scena. Un procuratore tedesco pare essersi convinto della sua colpevolezza e, ancor di più, sostiene di avere delle prove concrete a suo carico. Ma tutte queste carte sono tenute ben nascoste in attesa di poterlo arrestare prima di rivelare al mondo intero la natura di queste presunte evidenze. Nonostante il fatto che Christian si era nascosto, non sfugge agli occhi attenti dei media europei, inclusi quelli italiani. Infatti, una mattina del settembre del 2018, quest'uomo, che non aveva un domicilio fisso, si recò al consolato tedesco di Milano, perdendo di fatto il suo anonimato. E come un colpo di scena di un film, viene arrestato poco dopo, dando seguito ad un mandato europeo emesso appena 9 giorni prima dalla Germania. Fuggitivo e con una pena ancora da scontare, venne poi estradato. Ma
La domanda persiste. È lui il vero responsabile? Però, mentre l'attenzione si concentra su di lui, emergono due sviluppi sorprendenti. Nel 2022, una ragazza polacca di 21 anni, Giulia, sostiene di essere Maddie, portando con sé foto e presunte prove. Ma come un palloncino che si sgonfia, un test successivo smentisce tutto, lasciandoci ancora una volta in un mare di dubbi. Ma non finisce qui. Una notizia fresca, di maggio 2023, parla di ricerche in un bacino idrico vicino al luogo della scomparsa. E dall'ombra emerge ancora il nome di Christian, che avrebbe visitato quel luogo poco dopo la sparizione di Maddie. Il terrore che possa averla uccisa e gettata lì è palpabile. E le ricerche? Beh, nonostante le tecnologie avanzate, nulla di concreto è stato trovato all'interno di quel bacino, o almeno non ci è stato rivelato. In quel luogo, in modo inquietante, è stato ritrovato però un piccolo altare dedicato a Maddie. Ma chi ha lasciato lì quel tributo? Forse Christian, mosso dal rimorso? E se così fosse, perché non ha confessato? Il DNA incastra il profilo. Ecco la svolta nel giallo di Maddie McCain. Le impronte del tedesco sospettato sarebbero state trovate nella stanza dove dormiva la bimba. Gli investigatori sono sempre più convinti che Christian Bruckner sia il rapitore e l'assassino della piccola Maddie, la bambina inglese scomparsa il 3 maggio del 2007 da un resort di Praia da Luz nell'Algarve. La piccola, 3 anni, dormiva con i gemellini mentre i genitori erano a cena poco distante. La polizia giudiziaria portoghese, con i colleghi inglesi di Scotland Yard e la polizia criminale tedesca, ha compiuto un ennesimo sopralluogo nei luoghi dove è avvenuta la tragedia. Poi si sono riuniti a Lisbona per rianalizzare tutte le prove e una nuova determinante testimonianza. Bruckner è attualmente detenuto a Kiel con una condanna a 7 anni per aver stuprato una vedova americana. Il corpo di Maddie non è mai stato ritrovato, ma i magistrati sembrano essere certi della sua morte. Nella stanza del rapimento sono state trovate una decina di impronte digitali. La scena è stata contaminata, ma assieme a quelle dei primi poliziotti accorsi e dei familiari di Maddie, ci sarebbero altre tracce di Bruckner. La conferma arriva proprio dal DNA, la cui presenza nei dintorni dell'Ocean Club è acclarata. Il suo van è stato visto nei pressi del resort e il telefono ha agganciato la cella accanto all'edificio. Maddie, missing, scomparsa, da più di 13 anni. Ora, forse, la verità si fa sempre più vicina. Le domande, come braccia ardenti, rimangono in sospeso, alimentando questo mistero. E con un peso nel cuore vi devo comunicare che, almeno per ora, questo è quanto sappiamo sul caso di Maddie McCann, ma la ricerca di verità continua. Quando pensiamo alle misteriose sparizioni di bambini che hanno colpito il cuore dell'opinione pubblica, il caso di Maddie McCann, Denise Pipitone e molti altri ci balzano subito in mente. Tuttavia però, Maddie non è stata l'unica bambina perduta in circostanze misteriose all'estero. Infatti il caso di Maddie mi ricorda, in effetti, quello di Ben Needham, un caso poco conosciuto, ma che merita comunque di essere citato. Il 24 luglio 1991, l'isola di Kos, in Grecia, è stata scossa dalla scomparsa di un bambino britannico di nome Ben Needham. Il bambino aveva soltanto 21 mesi al momento della scomparsa, diventando uno dei casi di persona scomparsa più lunghi e non risolti del Regno Unito. Il piccolo Ben si trovava in vacanza con i suoi genitori e i suoi nonni. La famiglia Needham si trovava in una casa che i nonni stavano ristrutturando. La giornata sembrava essere normale, ma in un momento di distrazione, Ben è scomparso senza lasciare traccia. Nonostante le ricerche immediate e le indagini approfondite, il piccolo non è mai stato ritrovato. Nel corso degli anni sono state avanzate moltissime teorie riguardo alla scomparsa del bambino. Alcuni credevano che fosse stato rapito, mentre altri pensavano che potesse essere stato coinvolto in un tragico incidente. La famiglia ha vissuto anni di angoscia e di speranza, cercando risposte e cercando di far luce sul mistero. Nel 2012, la polizia del South Yorkshire ha lanciato una nuova indagine sul caso. Dopo anni di ricerche, nel 2016, hanno suggerito una teoria sconvolgente. Ben
potrebbe essere morto in un incidente sul luogo di lavoro vicino a casa sua, vicino alla casa dove era scomparso. Secondo questa teoria, Ben potrebbe essere stato accidentalmente ucciso e sepolto da una ruspa mentre giocava. Questa rivelazione ha portato a nuove ricerche nel tentativo di ritrovare i resti di Ben, ma purtroppo il suo corpo non è mai stato ritrovato. Nel 2017, un testimone chiave ha affermato di sapere che Ben era morto e che il suo corpo era stato trasferito in un altro luogo. Tuttavia, però, anche questa pista non ha portato ad una conclusione definitiva. Al 2020, la polizia ha dichiarato che non ci sono nuove piste da seguire sul caso di Ben Needham. Nonostante le numerose ricerche, indagini e teorie, il caso ad oggi rimane aperto e irrisolto. La famiglia Needham continua a sperare e a cercare risposte, e tutti continuano a chiedersi che cosa sia accaduto quel fatidico e maledetto giorno sull'isola di Kos. Ma perché vi ho parlato del caso di Ben? Perché, come oramai vi ho già detto in moltissimi altri video e come saprete anche voi, ci sono storie che risultano essere molto più mediatizzate rispetto ad altre. Entrambe le storie sono tragiche, si assomigliano moltissimo e pertanto quella di Ben è stata veramente poco mediatizzata. Mentre per quanto riguarda il caso di Maddie McCain, beh, è un caso super conosciuto e super mediatizzato ed è un peccato che alcuni casi risultino essere più mediatizzati che altri. Infatti il caso di Maddie nel 2007 ha generato un'enorme copertura mediatica e molteplici teorie sulla scomparsa, dall'ipotesi di un rapimento alla partecipazione di reti criminali. Per quanto riguarda il caso di Ben, avvenuto nel 91, beh, anche qui ci sono state tante teorie, però di questo caso nessuno ne ha parlato. O davvero pochi e per poco tempo. Queste storie mettono in luce la tragica realtà delle sparizioni di bambini in tutto il mondo. Secondo l'organizzazione Missing Children Europe, ogni anno scompaiono decine di migliaia di bambini in Europa. Anche se molti di essi vengono ritrovati, un numero significativo rimane ad oggi disperso. A livello globale, l'International Center for Missing and Exploited Children, di cui vi parlo spesso nei casi di Jane e John Doe, stima che ogni anno scompaiono milioni di bambini. Purtroppo, molti di questi casi rimangono irrisolti, lasciando le famiglie in una costante angoscia. La realtà è che ogni bambino scomparso rappresenta una famiglia distrutta, comunità sconvolte e società intere che si chiedono cosa sia potuto accadere. Anche se alcuni di questi casi sono molto noti, non dobbiamo però dimenticarci degli innumerevoli bambini la cui scomparsa non ha ricevuto la stessa attenzione mediatica, ma la cui assenza è altrettanto devastante per le loro famiglie. Ed è per questo che, alla fine di questo video, ho deciso anche di parlarvi della storia di Ben. La polizia britannica afferma di aver prove contro un uomo tedesco sospettato della scomparsa di Madeleine McCann. Maddie, come era conosciuta, è scomparsa 13 anni fa in Portogallo durante una vacanza con i genitori. All'epoca aveva appena 3 anni. Le forze dell'ordine non hanno menzionato il nome dell'uomo, ma hanno affermato che ha 43 anni ed è stato dentro l'area del resort Praia da Luz sulla costa dell'Algarve. Queste le immagini del mezzo dell'uomo. Abbiamo lanciato un appello per cercare di capire se abbia usato il camper. Quello che sappiamo è che viveva lì, in questo veicolo. Ci viveva anche nel periodo della scomparsa della piccola. E così si sarebbe spostato nell'area, usando quel furgone come base. In tutti questi anni i genitori di Maddie non hanno mai perso le speranze di ritrovarla viva e hanno continuato a lanciare appelli pubblici. Più volte ci sono stati falsi avvistamenti della bambina, ma adesso la polizia tedesca ritiene che sia stata uccisa dal pedofilo, anche se per Scotland Yard Maddie risulta ancora soltanto scomparsa.